giorni fa, ci siamo visti qua una quindicina di giorni fa, per il 31 agosto, praticamente avevamo richiesto alla cittadinanza di Pontoppure di poter partecipare alle sorti della squadra. Abbiamo visto che c'è stata poca partecipazione da parte del sostegno della cittadinanza appunto di Pontoppure, così abbiamo deciso in quel frangente di non iscrivere più la squadra al campionato di seconda categoria perché non trovavamo più i presupposti per poter andare avanti. Dopo l'articolo pubblicato da parte nostra di non iscrivere la squadra sabato scorso al campionato di seconda categoria, ci siamo incontrati con i dirigenti del San Lorenzo. Siamo due paesi vicini che ci attaccate praticamente uno con l'altro. Dopo vari incontri che abbiamo fatto, dopo 2 o 3 incontri, abbiamo visto che abbiamo le idee uguali e abbiamo deciso di fare questa fusione tra il Pontoppure e il San Lorenzo Calcio, e quindi di continuare ancora sul campionato di seconda categoria. E quindi per quest'anno facciamo che abbiamo gli allenamenti e quindi è un campo proprio perché giochiamo a San Lorenzo e quindi non giocheremo più tra virgolette ospite o a Palizzi o a Benevento Portosalvo per la mancanza del campo. Abbiamo visto che fortunatamente le nostre idee con quelle del San Lorenzo coincidono entrambe con il valore dello sport che vogliamo portare avanti. E quindi abbiamo deciso di riprendere questo percorso insieme. La squadra si chiamerà sempre per varie ragioni ACD Pontoppure del 2009, per quest'anno verrà chiamata sempre in questa maniera. Lo sappiamo già che siamo partiti notevolmente in ritardo rispetto alle altre squadre che hanno iniziato la preparazione già nel mese d'agosto. Purtroppo fino a 8 giorni fa non c'era neanche questa possibilità di iscrivere la squadra al campionato. Grazie, ripeto nuovamente al signor Guida e al signor Falcone, con il quale abbiamo trovato subito un accordo, abbiamo deciso di continuare questa avventura. Ora passo la parola al signor Guida e così vi spiega anche un attimino. Niente, io intanto ringrazio il sindaco del Comune di Pontoppure, il sindaco di San Lorenzo, Leonardo Russo, che tra le altre cose è molto vicino a noi per quanto riguarda la società nuova di uscita San Lorenzo Papa Francesco, perché abbiamo avuto anche la benedizione del Papa per fare questa scuola calcio e attività, diciamo, di altri settori, cioè comprendo anche il settore giovanile. Niente, io mi sono un po' appena uscito questo articolo, ho visto, mi sono incontrato e dico ragazzi, cioè perdere una categoria così, magari andare in qualche altro posto, dico a me brucia dal momento in cui tanti anni che faccio calcio e so le difficoltà per poter portare avanti. C'è queste categorie, lo sembrano molto difficile e tra le altre cose faccio anche complimenti a loro del Pontoppure che effettivamente da 6 anni stanno portando avanti questo discorso. Io ho fatto calcio, diciamo, a alti livelli di eccellenza Serie D e diciamo che è un pochettino più facile perché dal momento in cui magari sono delle categorie che ci sono possibilità diverse. Ci vogliono più soldi, si va bene, però diciamo che le cose funzionano in un altro modo. Niente, ci siamo incontrati, abbiamo discusso un pochettino delle problematiche, delle cose, loro non erano in campo, noi stiamo sistemando un pochettino il campo sportivo di San Lorenzo Marina e l'abbiamo portato in ottime condizioni. Niente, il mio pensiero è chiaro che, cioè come la vedo io sportivamente, sicuramente l'abbiamo vista assieme, qua sono delle due società che noi dobbiamo partire già con certe regole e certi programmi perché se no non si arriva a nessun posto. Però diciamo che alcune cose le abbiamo messe a fuoco ed è chiaro che sicuramente faremo bene, anche perché ci stiamo anche prodigando per fare anche unioni con il settore giovanile, perché appunto fuori ci sono un sacco di ragazzi, diciamo a San Lorenzo molto meno, però
possiamo unire queste forze e fare anche il settore giovanile più in maniera consistente. Non vogliamo fare, magari perché il primo anno siamo un pochettino in ritardo, però diciamo che il settore giovanile possiamo fare, le sorgenti, i cucini, vediamo quello che si può fare per poter mantenere quella struttura che poi alla fine è importante pure, perché negli anni non andiamo a cercare dei giocatori fuori o... e niente, io mi auguro che abbiamo anche un supporto delle amministrazioni. Sappiamo, so che le cose non è che sono delle migliori delle amministrazioni, però alla fine io sto vedendo, almeno da parte mia, il Comune di San Lorenzo, che Bernardo Russo, sindaco, da 3 mesi sta facendo quello che non si è fatto negli anni passati, cioè quelle cose che effettivamente la gente, voglio dire, ci tiene, l'acqua, anche il campo sportivo ha collaborato con lui personalmente. Stiamo cercando di fare nel paese, di fare, è chiaro che ci vorrebbe anche altre persone che sono interessate, che sono appassionate di calcio, di avvicinarsi. Vediamo, comunque, intanto si parte, intanto non si è perso quella categoria che è importante, e dico che è già è qualcosa di buono. Vediamo, speriamo che le cose vanno bene. Ringrazio Peppe Falcone, il presidente, che ha aderito in maniera... San Lorenzo, Papa Francesco, però lui già effettivamente dice va bene, a sto punto va bene, perché loro onestamente i dirigenti del Condopure non hanno preteso niente, non è importante che le cose vanno bene, se sbaglio mi correggete, cioè, e abbiamo trovato questo accordo di, in maniera esemplare. Io ringrazio tutti, ringrazio tutti i dirigenti, ringrazio il sindaco, la figlia del sindaco Bernardo Russo, aiutateci pure voi. Grazie anche alla stampa, dei giornali, va bene. Quindi quest'anno nel nuovo organigramma del Fondo Cura abbiamo deciso all'unanimità di proporre, come presidente che ha accettato buono e volentieri questa nostra unione, il presidente Falcone, con il quale ci siamo subito trovati, con il quale tutti sia i soci del Condofuri che i soci della San Lorenzo Calcio abbiamo visto in lui la figura giusta per poter fare questa fusione con le sue idee che collimavano con le nostre, e quindi ha sposato anche lui pieno il nostro progetto. Allora, vi spiego un attimino: lui che era il vicepresidente del San Lorenzo e adesso è il nuovo presidente del Condofuri San Lorenzo. Posso? Niente, come diceva il signor Bibber, diciamo, è una cosa molto importante, diciamo, l'unione di questi due paesi, perché sono abbastanza vicini, quindi mi ha entusiasmato questa cosa qua, diciamo, questa unione, diciamo, per avere, diciamo, questa società col conto fuori, insomma, che loro giustamente l'anno scorso hanno un po' tribolato, no? Per portare avanti questa squadra. Loro mi dicevano nell'incontro ci siamo rimasti solo in 3, quindi non riusciamo a organizzarci anche per le trasferte e per tante altre cose, quindi io ho aderito subito, diciamo, a questa idea, perché ero, come diceva lui prima, ero vicepresidente della San Lorenzo, e quindi ho sposato, diciamo, questa cosa con molto entusiasmo, diciamo. Casa adesso, spero un pochettino anche lui le dice i sicuri che abbiamo avuto in questi anni. Sì, io è inutile dire, veramente sono molto molto contento, perché l'avevo ormai davvero, non ci speravo più, non ci speravamo. E come diceva, ecco, Demetrio Brancati, in avvio, ecco, dell'incontro di stasera, ci eravamo ritrovati qui proprio una decina di giorni fa, e ormai chiaramente così ha preso atto di difficoltà, ecco, quasi insormontabili, difficili, si avrebbero mai portato ormai appunto ad abbandonare, pur anche in quell'occasione, ecco, cercando di porre in essere tutte le
iniziative dal lato nostro di amministrazione comunale, dal lato loro, che veramente hanno dato tanto. Io non ho che solo ringraziarmi, è meglio che Bruno Matrici, la mia matrice Pasquale Concerto, che veramente la cercate di spingere poi affinché veramente il calcio a questa calcio rappresentato da loro, il calcio 11, squadra storica, quello che negli ultimi anni è diverso ormai, ecco, che hanno visto il loro protagonista dal punto di vista, ecco, della società, ma sappiamo, ecco, la tradizione del Fondo Furi che negli anni ha c'è stato, insomma, ha calcato due campi delle diverse categorie, insomma, anche arrivare con ottimi risultati, ecco, in passato a categorie ben superiori, veramente, ecco, si stava per prendere atto purtroppo di difficoltà, dove, ecco, anche l'amministrazione comunale a quel punto avrebbe purtroppo, ecco, certificato anche delle responsabilità che ha avuto, insomma, noi siamo da ormai penso, siamo quasi a metà come mandato esperienza amministrativa nostra, insomma, stiamo per entrare al terzo anno e purtroppo questo degli impianti sportivi, guardate, veramente ci ha fiaccato rispetto al volere dare quello che l'impianto, a partire da quello giù sul lungomare e in generale altre insomma, itinere, procedure per dare altre, ecco, occasioni di aggregazione attraverso lo sport, fin qui davvero l'amministrazione purtroppo non eravamo riusciti, ecco, in quelle che rimangono i nostri intendimenti, che finalmente riguardo il campo 11 ormai, ecco, siamo addirittura per finalmente poter ridare anche quello spazio e quindi sostenere anche in questo senso questa nuova realtà. Davvero si stava, era lì per appunto certificare purtroppo questo fallimento, che sarebbe stato anche, come dico, chiaramente un fallimento pure di questa, di me sindaco, di questa amministrazione comunale. Per cui quando poi ho ricevuto una serie, c'era stata questa riunione, e gli ringrazio davvero, questo mio figlio, il presidente Falcone, a San Lorenzo, dove appunto si stava, dice forse, ecco, riusciamo così a unire le forze, insomma, io più contento di me davvero, credo, forse ho esultato quasi assolutamente senza parlare al telefono, perché tra l'altro di necessità si sta facendo virtù, così facendo, virtù, perché lo vediamo anche come comune, unire ormai le forze, oggi come oggi, tra l'altro, ecco, con il Furi San Lorenzo che di fatto, ecco, poi parliamo di questo, assolutamente a pochi tempi c'è una situazione di andare e decidere di salvare una realtà come questa, ma rafforzarla attraverso, ecco, la messa insieme, unire, ripeto, ecco, forze sane, forze belle, nello sport, insomma, che può essere a suo punto sindaco, e lo ringrazio, ecco, davvero, qui con me, e quindi credo, poi dopo di me, chiaramente, ecco, Bernardo Russo, il sindaco di San Lorenzo, il collega, cioè, darà sicuramente il suo contributo, ma credo già di poter dire, come dire, assieme, diciamo quasi, questa è un po' che essere la strada oggi nello sport, di unirsi, di stare insieme, ma lo è e lo sarà di qui a breve nel garantire alcuni servizi importanti ai cittadini. Spesso con Bernardo già siamo insieme nel garantire per esempio quella della depurazione per via delle acque del mare. Abbiamo una gestione consortile con il Comune di San Lorenzo insieme, stiamo per formalizzare, siamo a buon punto perché abbiamo un contratto cosiddetto di fiume per la fiumata, la volata del Tuccio, la fiumata dell'Enorea, anche lì per interventi di salvaguardia. Ed è oggi che ci siamo qui e ci saremo assolutamente al vostro fianco, con, ecco, sul chiaro un po' scarsi mezzi a nostra disposizione. Però, per quello che potremmo davvero ancora di più, una sfida come questa ci metteremo davvero là. Innanzitutto già il fatto di essere qui stasera, sappiate che non è a caso, noi ci stiamo mettendo come voi la faccia, ce la mettiamo davvero, perché dopodiché oltre questo cercheremo in tutti i modi possibili di sostenerla davvero questa esperienza. E mi piace, ecco, il fatto dei passaggi che faceva il signor Villari rispetto all'idea già, e tra l'altro l'avevamo sperimentata, anche con lui fino a tutti credo 3 anni fa, con gli allievi all'epoca, cioè l'idea di un settore anche giovanile. Veramente questa è molto importante, molto importante. Perché sì, attraverso lo sport io credo che nei nostri territori, con l'educazione, l'aggregazione che si fa
nei campi, ecco, di calcio davvero è quella che funziona di più in tutto il mondo, perché vengono così distolte con i nostri ragazzi magari da altri passatempi così, come, che a volte purtroppo invece non fanno il bene loro, non fanno e creano forti quelle preoccupazioni anche alle loro famiglie, eccetera. Quindi ripeto, assolutamente ecco, al vostro fianco, parte di qui, davvero sono ben contento ecco, di poterla vivere questa esperienza dal lato nostro mio e ecco, quindi rappresentante oggi di sindaco e quindi questo come rappresentante istituzionale, ma davvero ecco, mi sento assolutamente parte di un progetto così ambizioso e importante e nell'interesse davvero ecco, di tutta l'area grecana, e credo che possa essere segnare questo una strada che poi via via vedrete, che già in qualche caso si è già appunto sperimentata, ma che poi dovrà essere si dovrà seguire, solo nell'ambito che ci sarà lo sforzo importantissimo, vuol dire che c'è cioè, in altri ambiti lo si sta già facendo. Quindi uniamo le forze e andiamo avanti e davvero grazie perché non ci speravamo, lo ripeto più, invece ecco, si avvia una nuova stagione ecco, che credo possa portare a dei risultati importanti, perché no, anche sul campo, no? Cerchiamo della rinascita del calcio nella nostra zona, sia a Condafuri che sia a San Lorenzo, perché assolutamente è un paio d'anni che se diciamo c'è stato sempre un po' di carenza. No, in realtà stiamo cercando anche di sfruttare, di raccogliere i ragazzi della zona tra Condafuri e San Lorenzo, e quello di importanza. Ma non perché per sfidare gli altri, perché qua alla fine il calcio, i giocatori, poi quando le cose vanno fatte bene si avvicinano tutti. Stiamo cercando di vedere questi ragazzi prima della zona per poterli. Comunque, speriamo che le cose vanno bene. Cioè, l'inizio è positivo, poi tutto commenteremo ciascuno ecco, in propria, si farà ciascuno farà la propria parte. Continuare a fare bene. Sindaco, siamo ti ringrazio dell'invito, ringrazio il sindaco Salvatore che ci ha ospitati, ringrazio Giovanni, il nuovo presidente, tra l'altro il mio cugino, gli amici di Condafuri, i mafici, scusa il tuo cognome. E quindi io come dire, ho colto il buon auspicio questa nuova realtà, perché sappiamo le difficoltà che si trovano, figurati, e noi come amministratore ne abbiamo molte difficoltà oggi a interagire con i problemi che ci investono sui nostri territori. Giustamente anche voi avete i vostri problemi, perché ormai lo Stato, diciamo lo Stato centrale, ci ha abbandonato a noi stessi, e quindi anche come voi avete noi abbiamo e avete difficoltà a trovare quelle sinergie giuste per portare avanti queste importanti iniziative. Tra l'altro lo sport è una disciplina nobile, come tutti gli sport, ma il calcio è una disciplina del calcio, lo sport del calcio è una cosa che di grande importanza, perché tra l'altro fa socializzare i ragazzi, come diceva il sindaco, che spesso vengono magari abbandonati a loro stessi e vanno a interagire con cose poco nobili, non entriamo nel merito, però quando c'è un'attività agonistica del genere, è normale che i ragazzi vengono accolti, vengono educati anche, perché poi lo sport anche fa, come dire, forge i ragazzi per il futuro che si prospetta anche nel lavoro, che quando si socializza anche è normale che gli incontri fanno sì che i ragazzi si conoscono vicendevolmente e quindi si aprono anche a cose che non sono solo nello sport. Adesso è molto importante per la loro vita futura. E tra l'altro, come diceva Salvatore, noi stiamo lavorando assieme, ma così come con gli altri sindaci della zona, per problemi importanti come quello delle acque, della colazione, il problema dello scolare, il problema della mobilità, il problema anche del contesto del dissesto idrogeologico, come diceva lui, stiamo facendo il contratto di piume. E quindi è normale che, tra l'altro, tra i comuni che, come dire, che sono molto vicini, diciamo, che per molte realtà condividiamo problemi uguali,
Questa realtà è importante, e io da sindaco, come dire, ho sposato questa iniziativa per aiutare Giovanni e la squadra, e ben venga anche questa nuova realtà che i due comuni si uniscono per portare avanti appunto una categoria che si poteva perdere. Non mi nascondo le difficoltà che abbiamo avuto e abbiamo ancora, perché noi stiamo assieme a Giovanni organizzando anche questa concessione per quanto riguarda il campo sportivo. Io fino a poco fa ero al comune e parlavo proprio di questo con l'architetto, quindi a breve cercheremo di interagire e dare l'autorizzazione per portare avanti questo campionato che inizierà, non so, a breve. A ottobre, se... tra il 4 e l'11 ottobre. Quindi io, come lo sta facendo, come l'ha detto Salvatore, per me è un augurio importante, perché avere una squadra di seconda categoria, proprio ieri abbiamo assistito a due ragazze che sono andate dalla Puglia, se non sbaglio, sono come venute al mio onore della cronaca, hanno vinto a New York, e quindi è normale che per noi è un motivo di orgoglio. Magari da queste realtà può nascere anche un ragazzo, diciamo, che può essere può avere un futuro importante in altre squadre, in altri contesti, in altre realtà sportive, diciamo, migliore di quelle persone. Però c'è un po' che questo dobbiamo dare merito a Giovanni, a tutti voi altri e al nuovo presidente, che queste cose sono da condividere, diciamo, da parte dell'amministrazione, che, ripeto, nonostante le difficoltà, cercherò di venire incontro a quelle che sono le vostre i vostri bisogni, le vostre necessità. Quindi ben vengano queste cose, sicuramente troverete in me e anche in Salvatore un punto di riferimento importante per venire incontro. Grazie, speriamo. Vi ringraziamo a voi. Sperando che comunque sì. Io mi permetto, ci hanno invitato stasera perché abbiamo fatto questa. Però sì, però ce li permetto anche con. A breve cerchiamo di fare qualche manifestazione. Sì, magari a San Lorenzo, a campo sportivo, vediamo se ne siamo a prova. Invitiamo anche la popolazione anche di Pontefiore. Vediamo se fare qualcosa di raduno, una sorta di raduno, e vediamo che smuove un pochettino queste. Sì, sì, sì. Questa se si parte anche la gente, perché la gente è scoraggiata un po', perché giustamente quando si va a fare la solidarietà ognuno parte a cassa, dicevo già, cioè, difficoltà per le persone a contribuire magari per quello che riguarda il contributo, però caso mai si possono trovare anche delle... alla gente non dobbiamo dare qualcosa, no, vogliamo dire, nel momento in cui uno parte il campionato è normale che quello comunque da parte delle persone magari all'interno sfocia quello spirito. Comunque possiamo dire che un paio di giorni che ci alleniamo lì al campo sportivo a San Lorenzo Marina c'è un sacco di ragazzi e giorno per giorno si stanno avvicinando. Ieri abbiamo fatto un amichevole sindaco con al campo e c'era 24 dicembre. Signora, io glielo ho detto, probabilmente viene un altro po'. Io ora facciamo una riunione, ancora non lo vediamo. Facciamo una riunione. Ora non lo vediamo, non ci vuole dire ieri. A me. Io lo so, signora. Ora non lo vediamo. Ora faccio venire un altro po'. Per quanto riguarda il piano sportivo, come diceva prima il signor Guidari, quantitativamente la squadra è c'è, che è composta da 24-25 elementi. Giustamente, iniziando molto in ritardo, più di un giocatore è andato via, tra i quali Vial, che era uno dei nostri punti di forza, e quindi dal punto di vista della qualità forse la squadra ancora deve essere un pochettino rivista un pochettino. Poi dobbiamo ringraziare il ministro dello scorso anno, il ministro dell'austerità, uno degli artefici, diciamo, della salvezza del fondo Furi, perché non ha lasciato la barca neanche nei momenti di grossa difficoltà che avevamo lo scorso anno, per tutti i motivi che già sappiamo. Quest'anno il nuovo mister è Francesco Scordo, che era il portiere del fondo Furi dello scorso anno, e quest'anno si cimenterà come ministro alla sua prima esperienza. Era già, faceva parte come ministro nel San Lorenzo, di cui noi abbiamo deciso di continuare su questa decisione presa da loro, con la quale abbiamo condiviso anche la decisione di affidare la squadra a Scordo quest'anno.
sperando di poter fare un pochettino meglio dello scorso anno, dove ci siamo salvati proprio all'ultimo a curva, diciamo, e dentro di coda. No, ci mettiamo in una cosa di voi. Senti, cosa c'è? Grazie. Facciamo l'organigramma, è composto, come dicevamo prima, dal presidente Falcone Giuseppe, con il quale assumo una carica di presidente. Io stesso assumerò la carica di vicepresidente rispetto allo scorso anno. Poi gli altri soci sono Matrice Bruno, che c'era lo scorso anno, Matrice Palmiero, che da noi da 6 anni, il signor Giro Pasquale da noi quest'anno, da San Lorenzo ci sono come soci Manti Andrea e Stilo Pasquale, e il nuovo socio che c'era 2 anni fa, Massara Massimo, che è rientrato vedendo questa unione, che mi spingeva anche lui di voler parte di questa unione, è rientrato con noi nuovamente. Questo, diciamo, è l'organizzazione da parte della nuova squadra con cui siamo adesso. Non si preoccupare, non è più di un giorno, se non vogliamo la gente adesso, quanto costa così, sì.